d'accordo, io sono Juan Aurelio Dorian. Lui è l'Empi Matteo. E battaglia Luca, che forse dovresti girare su Luca. Sono io il capo, sono io il capo. Questa è l'acqua un po' buona. Togli l'acqua che c'è. Togliendo in pratica un piccolo giornalino per la vostra scuola. Sì, esatto, che poi alla fine delle due giornate venderemo un po'. Ma lo vedete? No, ma con l'acqua. Aspetta, le bottiglie, il carbone e il cotone, in pratica qui si mette l'acqua sporca e esce. Cesaristi Casale, abbiamo fatto un po' di programmi, ne esponiamo solo alcuni. Sono due giochi e un programma
per i ciclisti, diciamo. Allora, corsi, biciclette. Esatto, percorsi. Allora, il nostro gioco in questo caso consiste nel riprodurre quelli televisivi, programmi televisivi, ad esempio il gioco dei fatti, no? Quello su Rai 1. E niente, se vuoi giocare, inizialmente devi scegliere il tuo pacco. Di Bianco, Lombardia. E qua ci sono i tuoi premi, generati random, grazie ai nostri codici, no? I codici generati a scuola. Ne scarti te? Com'è? Schiacci due volte? Schiacci una volta sul pacco. No. Cecilia? Beh, però avevo più chance. Altre due? Ma la sole. Ok. No, fai anche se non clicchi su, fa niente. Fai ok. Adesso ne fa ok e devi rispondere alla domanda. Questa noi abbiamo aggiunto quel video. Il video l'abbiamo fatto nel laboratorio di informatica. Poi gli animali che si trascono. E le domande sono molto semplici. Quelle domande. Dico il gorilla. Senti bene. Adesso puoi scegliere se cambiare il pacco. Cambiamo il pacco. Cambiamo la Emilia Romagna. Adesso altri tre. Dai, Puglia. Poi okay. È sempre la stessa mano. Oh John. Siamo giù qui te. Sì, ma hai. Cosa avevi nel tuo pacco? Mica. Mica sul pacco. E tutto in Suiza. Hai perso 100.000. Liga. Oh. Dai. Poi passiamo il testimone al programmatore delle telecamere. Com'è che funziona il programma? Niente, allora con questo programma è possibile inserire dei dati di praticamente di percorsi che si fanno in bicicletta, perché io sono mezzo ciclista, diciamo, no? E mi è venuto in mente di fare questo programma per gestire i percorsi che faccio. E infatti magari se vado in bici posso mettere la data di arrivo, di inizio, i percorsi, i chilometri percorsi, e in più è anche possibile visualizzare, diciamo, il percorso effettuato e anche alcune foto, se si chiude qua, le foto dei paesi che ho attraversato. Che ho attraversato. Questo qui è un progetto che abbiamo fatto del gioco del Pong, il primo videogioco che è stato creato nella in storia. Java. È stato fatto in Java, questo che vedi è il cellulare virtuale di Java per testare l'applicazione. Qua facciamo partire. Perché potete scegliere anche un altro tipo di cellulare? No, questo qui è, qua è generico, standard. Ha tutte le migliori caratteristiche. Diciamo sarebbe il cellulare ideale con tutti i profili, perché Java per cellulari ha determinati profili. Qui abbiamo utilizzato una classe Canvas, che è quella per disegnare il campo, fare i movimenti. E l'obiettivo finale era di metterlo sul cellulare, tramite ogni cellulare ha le proprie caratteristiche, e di farlo partire. Diciamo che l'abbiamo usato come area di progetto, infatti è venuto un professore della ricerca dell'università che ci ha insegnato in 20 lezioni il Java. Il nostro programma, vabbè, qua è diviso in classi, abbiamo per ogni il player, il giocatore, il gioco principale che contiene il metodo. Il programma di questo gatto, Abbiamo utilizzato un ambiente integrato, NetBeans, con l'aggiunta mobile, che è per utilizzare le classi e per il cellulare, per utilizzare le funzioni del cellulare. Sì, possiamo inviarlo via Bluetooth da cellulare a. Grande gesso! Terza ITIS Casal Pusterlengo. Ci puoi spiegare un attimo in cosa consiste il tuo progetto? Certamente! Allora, diavoletto di Cartesio, un tappo che galleggia e poi facendo una pressione qua affonda, lasciando ritorna a galla. Il motivo semplice è che qui dove c'è il pongo giallo c'è un buchino e quando lascio andare c'è dentro solo aria, quindi galleggia ovviamente. Quando invece schiaccio la bottiglia entra l'acqua e affonda. Accendino.
Allora, la cascata di fumo, metto dentro un rotolino di carta con dell'acqua possibilmente fredda qua in basso, lo brucio, aspettando un attimo. All'interno della bottiglia, non so se si vede, ma il fumo invece di andare verso l'alto cade verso il basso e va a finire nell'acqua. Si nota una cascata di fumo appunto. Il motivo è che l'acqua fredda raffredda il fumo e raffreddandosi aumenta. Praticamente da una parte mette l'acqua in scaldano le particelle dell'aria che si muovono più velocemente e quindi creano una pressione sopra l'acqua, quindi l'acqua viene spinta, quindi potete uscire dell'acqua e uscire verso l'alto, mette lo sky sulla porta. Usiamo la carta per vedere. No, prima quella è bruciata, adesso vediamo se brucia ancora. Fiamma c'è. Fiamma c'è, però non brucia. Questo perché? Perché qui c'era solo alcol e quindi è bruciato, mentre qua c'era alcol e acqua. La carta assorbe meglio l'acqua dell'alcol, quindi si impregna di acqua e l'alcol rimane in superficie. Quando noi gli diamo fuoco, l'alcol brucia, la carta essendo impregnata d'acqua. Una chat utente dove per esempio questi due sono connessi alla chat e possono scrivere quello che vogliono e compare chat. È programma in C Sharp, è un linguaggio di programmazione. Sai dirmi qualcosa in più? Io no, non so come funziona e dove i due programmi sono collegati al server, che accetta le connessioni e gestisce i messaggi. No, ma intendevo proprio come funziona il programma per poi costruire questo programma, diciamo. È un linguaggio di programmazione. Ho capito che è un linguaggio. È come il CPU. Noi ti diamo il voto, Lo so che è come il C++, però com'è che funziona? Praticamente, tu cos'è che fai? Inserisci dei dati, crei delle cartelle, non so, prima. Cosa fai? Tramite qua inserisco l'indirizzo e il nome e poi vengono usati per connettersi al server. Lo stesso quello che scrivi viene inviato al server tramite questo.
questo perché c'è la lista degli utenti. L'aria spinge l'acqua. E puoi farmi vedere qualcosa d'altro? Un simulatore a centrale nucleare. Le barre sono la temperatura del reattore e del vapore che arriva alla turbina. Oddio! Adesso aumento la potenza del reattore in modo da arrivare almeno a 100 gradi qua. Questo vuol dire che si è bruciato. L'acqua fuori. Ma succede tante cose.